Marco Pompetti, il vincitore del riconoscimento di Cronache Abruzzesi, miglior biancazzurro di questa stagione. Marco, si è chiuso questo campionato, c'è ancora un po' di delusione però per come è andata? Sì, sicuramente, io credo come tutti quanti siamo un pochino delusi per come è finita la stagione, perché comunque vista anche comunque l'ultima la partita di andata che abbiamo fatto contro la Felarpi, secondo me al ritorno potevamo comunque continuare e diciamo passare il turno, però comunque il calcio è fatto anche così, ci sta, a perdere fa parte del gioco, però ci dispiace a me comunque in particolare che non ho potuto giocare nella partita di ritorno, non ho potuto dare una mano ai miei compagni. Marco, cosa non è andato quest'anno per il Pescara? Cosa non ha funzionato secondo te? Ma diciamo che comunque di eclatante che non ha funzionato non c'è stato nulla. Sicuramente quando una stagione comunque finisce un po' anticipatamente, perché magari certo sicuramente qualcosa di buono non è andato. E sicuramente ci è mancata un pochino di continuità, perché comunque abbiamo dimostrato in certe partite, in certi periodi di fare prestazioni importanti, importantissime anche con squadre di blasone altissimo, e poi magari beccare periodi in cui non riuscivamo comunque a esprimere quello che erano le nostre qualità e anche a livello di risultati facevamo un pochino di fatica. Quindi secondo me la cosa che più ci è mancata è questa. Una stagione che però per il Pescara è stata una stagione Pompetti dipendente. No, vabbè, mi fa piacere, ma comunque io diciamo non era quello che guardavo. Ogni volta che andavo in campo cercavo comunque di dare il mio contributo al 110%, di aiutare i miei compagni e di fare quello che mi chiedeva il mister. Da domani si inizia a pensare al futuro del Pescara e anche al futuro di Marco Pompetti. Sì, ma io diciamo non ancora so nulla, adesso penso a finire la stagione domani, dobbiamo ritrovarci tutti quanti e finire la stagione, e poi come hai detto tu da domani si penserà al futuro, che però non ancora nulla si sa, il mercato ancora è aperto e con i giusti e dovuti tempi ci si penserà. Non bisogna mai fare scelte affrettate, perché soprattutto per un ragazzo è importante decidere sempre la situazione migliore, e io sicuramente sceglierò la situazione migliore.